Sto per firmare un provvedimento che possiamo sintetizzare con l'espressione io resto a casa. Non ci sarà più una zona rossa, non ci sarà più la zona 1 e la zona 2 della penisola. Ci sarà l'Italia, un'Italia zona protetta. Ciao Tiziana, come stai? Ciao tesoro, guarda, purtroppo mi prendi in un brutto momento. Scusami se ti disturbo, ti volevo solo chiedere se potevi pagarmi il bonifico del mese di febbraio. Guarda tesoro, te lo farei molto volentieri, ma il cliente ancora non ci ha dato i soldi di dicembre. Ah, capisco, è un disastro. Sì. Senti Tiziana, io sono in serie difficoltà, non so come pagarmi l'affitto, non so come pagarmi le bollette. Tesoro, scusa. E allora cosa devo dire io che devo pagare ancora le governanti? Ma poi, scusa, non hai neanche 1.000 euro da parte? Ma io mi mantengo da sola. Amore tesoro, guarda, qui siamo tutti nella stessa identica condizione, sai? Se non ci pagano rischiamo di chiudere. Lo capisco, ma non mi hai detto tu tempo fa che avevi già incassato l'evento di moda? Certo, che abbiamo reinvestito nella vostra formazione, ma tu sai quanto ci sono costati i 2 giorni a Bruxelles? Lo immagino, ma era una certificazione che serviva a voi. Senti, allora tesoro, tu a febbraio hai preso dei giorni di ferie in modo ingiustificato, no? E io ho continuato ad avere fiducia, a credere in te. Sono sempre stata corretta, anzi direi di più. Ma è stata la prima volta in 3 anni. Senti, evidentemente ti abbiamo un po' troppo viziato, scusami, ma adesso ti devo lasciare, eh? No, ciao, ciao. No, Tiziana, aspetta. Namaste. Buongiorno, Dada. Che fai di bello? Sto colorando. Questa quarantena ha scoperto di nuovi talenti. No, sono Pippa. Dada, che ti ha fatto arrabbiare? Lasciamo perdere. Quella stronza di Tiziana non mi ha ancora pagata. E trova 1.000 scuse per rimandare. Quanto ti capisco. Questo periodo ha tirato fuori il peggio delle persone. Non lo vedi come la gente si azzuffa per buttarsi sull'ultimo flaconcino di mucchina? Ah, a proposito, non è che ne hai trovata una? Io sto impazzendo per cercarla. E che cazzo, ho girato tutte le farmacie, le ferramenta, mi sono anche arrischiato dai cinesi. Fortunatamente sono riuscito a ordinare 10 pacche di copriscarpe e 10 di guanti. Senti, ma visto che ci sei, perché non ti compri 2 caschi d'aglio e te li metti in tasca? Simpatica. Dai, sto scherzando. Allora passi da me questo pomeriggio? Dada, la vorrei tanto. Lo sai che quando mi sveglio l'immagine dei tuoi occhi che ridono davanti a me. Cosa avranno da ridere in questo periodo? Ho voglia di annusarti. Allora vieni. Dada, la vorrei tanto, ma che cosa metto sull'autocertificazione? E poi lo sai. Mi gratta la gola. Ma ammetti che vai al supermercato in ufficio. Il mio ufficio, figurati, dalla parte opposta, e poi qui è pieno di supermercati. E se mi dovessero fermare e farmi la multa, arriverebbe a casa, sarebbe un casino. Ascolta, tra poco potremo spostarci liberamente e correrò da te. Certo. E quando ti decidi a parlare con tua moglie? Te l'ho già detto. Lei per me è come una sorella. E poi lo sai, la madre è in fin di vita, una situazione delicata. Ma ti giuro che lo farò presto. Non lo farai mai. Tu non lo sai quanto sei importante per me. Io ti amo. Ecco, l'ho detto. L'ho detto. Mi prendi in giro? No. Sei la terza persona a cui lo dico in tutta la mia vita. Amra,
Io ti amo. Papà? Papà, che ci fai lì dentro? No, no, Marco, qui la racchetta nell'armadio non c'è. Ci sentiamo. Tutto a posto! Oh! Ma che lì? Stato? Vedi, questo è morto. Qui! Ci tutto sei? A posto! Non risorge! E da che? Veramente! Andrà tutto bene! Va bene! Vai, continuiamo, vai! Allora... Ma ciao, cuoricini miei! Madonna, quanto siete buoni, mi mangerei tutti! Ma quanto mi siete mancati? Come state? Abbastanza. Grandi, dai che si riparte. Siamo una squadra fortissima e niente e nessuno ci può fermare. Ok, fatemi sentire quanto siete carichi. Fatemi sentire quanto siete carichi. Salve, signor Luca, come va? Anch'io tutto bene, grazie. Senta, la sto chiamando per farle una proposta. Conosce l'applicazione House Party? Esatto, quella lì. Io voglio usarla per organizzare aperitivi e cene con DJ. Stia tranquillo, lei penserebbe solo al catering, all'organizzazione ci penserei io. Io il 15%, lei tutto quello che rimane. Che ne pensa? Top, perfetto! Allora ci sentiamo domani per i dettagli. Fantastico, grazie. Buonasera a lei. Paolone, come stai? Che mi dici? Ti mancano i nostri aperitivi, eh? Ma vedi che siamo connessi? Ti sto chiamando per proporti qualcosa di particolare. Sai gli aperitivi online? Ecco, io ti propongo Happy House Party. Vedi che è una figata assurda. Tutto quello che vuoi, te lo facciamo arrivare a casa. Tutto, tutto quanto. Il tuo negroni, il muay thai, il mojito... caviale, champagne, calcola che poi è aperitivi, quindi patatine e pistacchi sono compresi nel prezzo, eh? Grande Paolone, sei un mito. Oh, guarda che ogni 5 persone che mi porti tu c'è l'aperitivo in omaggio, eh. Grazie, dai, ci sentiamo domani, fantastico. Buona serata, ciao, ciao, ciao. Grandiosi! Allora ragazzi, rimaniamo uniti e compatti nelle difficoltà. Dai che per 35 euro vi potete pure divertire. Thank you.
sono? Perché così presto? Che giorno è? Dada, scusa, in che senso? Oggi è martedì, ma stai bene? No, è che... devo aver bevuto un po' troppo ieri sera al locale. Ma c'era molta gente? La solita. La solita. Un paio con la tosse, qualcuno senza mascherina. Ma tutti sembrano stare bene. Ma ti sei provata la febbre stamattina? No. Perché? Mannaggia che freddo. Cici, fammi un favore, prendi il termometro e misurati un attimo la febbre. Ma figurati. Scusa con la secca. Patatina, tu non stai bene. Dici, ma mamma, saranno gli spritz di ieri sera. So, chiama il 112 e fatti fare subito il tampone. Dici che è il caso di disturbarli? Scherzi, se non li chiami tu li chiamo io. Ma allora non vieni. Tatina, dobbiamo rimandare. Tatina, ma che cosa mi combini? Scusa. Ormai siamo lontani oggi per abbracciarci più forte domani. Finalmente la mia patata sta bene. Ma guarda che bella casa nuova. Dobbiamo assolutamente brindare alla guarigione a casa nuova. Porto il prosecco. Tu non lo sai come io sono stato male a pensarti lì in quella stanzetta malatina, senza il suo brubrino a farle le coccole da vicino. Sono stati dei giorni terribili, casa, ufficio, lavoro, bambini, moglie, un inferno. L'unica cosa che mi consolava è che appena saresti guarita potevamo tornare ad essere felici. Anzi, più di prima. Sai, penso di essere pronto a dirle tutto. Magari facciamo passare la comunione di Beatrice e il compleanno di Matteo. Dada, ma che stai facendo con quel cellulare? Tesoro? Ma che fai? Ma dove vai? Dada? Patatina? Aspetta!